il futuro. Uno dei settori, diciamo, in cui invece, che non è proprio un settore, ma è una rivoluzione, diciamo, un cambiamento trasversale dell'intelligenza artificiale generativa, è, come dire, come è abbastanza facile immaginare, nel campo della creatività, no? Chiedo quindi a Simona Liprandi, appunto, come dicevo, che si occupa da tempo di, diciamo, diritto d'autore, creatività, nuove tecnologie, come cambia e com'è cambiato, come cambierà il concetto di creatività con l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa? Grazie Nicola, mi sentite? Sì, buongiorno. Allora, perché risponde un giurista a questa domanda? No? Tu parli di creatività e risponde il giurista, dovrebbe rispondere, che ne so, un pittore, un fotografo, un musicista, a parte che io sono tutte queste cose contemporaneamente, ovviamente, però parlo da giurista in questo momento. Ma perché? Perché io mi occupo di diritto d'autore e uno dei punti cardine del diritto d'autore è capire che cos'è creativo, cioè che cosa è oggetto e frutto di creatività. Perché se c'è creatività, allora scattano tutte le tutele che normalmente il diritto della proprietà intellettuale e il diritto d'autore mettono in atto. No? Nel libro io cito un altro autore di edizioni, che è il professor Roberto Caso, che ha scritto in un suo libro, sempre pubblicato con le edizioni, una parte sull'intelligenza artificiale che era del 2020, già se la leggi sembra molto, molto vecchia, perché sono 2 anni e mezzo fa, sostanzialmente 3 anni fa, però ha detto una cosa invece super attuale, e tra l'altro anche il mio libro, cioè sono veramente temi, col fatto che è una bolla, scusa, non è una bolla, ma è una cosa che rimarrà e che è una evoluzione velocissima, è una rincorsa continua a sentenze, principi nuovi, sfide nuove per il diritto, che è davvero difficile da mantenere. Detto questo, comunque, Roberto Caso ha detto una cosa che invece è validissima e che rimarrà sempre valida, cioè che il diritto d'autore, soprattutto quello italiano-francese, quello, diciamo, di tutta l'Europa continentale, è un diritto antropocentrico, cioè mette al centro l'uomo. Quindi diritto d'autore si chiama così proprio perché la figura dell'autore è centrale. In un mondo in cui l'autore può essere artificiale, che arriviamo al titolo del mio libro, si deve un attimo ripensare l'idea stessa di creatività, che è un po' il senso del primo capitolo del mio libro, perché effettivamente la creatività fino a qualche tempo fa era un elemento distintivo tra l'essere umano e la macchina, no? Se pensate al film I, Robot, Io, Robot con Will Smith, quando il detective Will Smith interroga e vuole mettere alla sbarra il robot, una delle critiche che gli fa: tu sei una macchina, non puoi comporre una sinfonia, non puoi creare un testo letterario. E siamo arrivati invece a un punto in cui effettivamente testi creati da sistemi di intelligenza artificiale, musiche create da sistemi di intelligenza artificiale, immagini create da intelligenza artificiale, non sono spesso distinguibili da quelle fatte dall'essere umano, o comunque non si riesce a capire qual è la parte di intervento umano rispetto a quella di matrice sintetica, potremmo dire, di macchina. E quindi effettivamente la creatività va rivista, e bisogna capire se il diritto d'autore funziona ancora per sta roba, perché se la creatività inizia a essere fortemente ibridata con la macchina, fortemente di matrice meccanica automatizzata, allora viene meno quel requisito fondante, che è il carattere creativo, che è richiesto dal diritto d'autore. E soprattutto non possiamo, come è già stato detto in varie sentenze, le prime sentenze che abbiamo avuto in questi mesi negli Stati Uniti, di certo la macchina non può essere titolare di diritto, quindi come nel caso di iRobot, no? Il robot, anche se dice io sono in grado di creare una sinfonia, però non potrebbe essere titolare di un diritto che invece è stato pensato per l'essere umano, che è il diritto d'autore. È un bel problema, perché appunto quando si diffonderanno e saranno nelle mani di tutti, si pone anche un problema di scenari lavorativi, cioè di soggetti che fino ad oggi riuscivano a remunerarsi grazie al diritto d'autore. Non erano tantissimi, bisogna essere molto onesti, cioè vivere di diritto d'autore è una cosa per pochi. Però anche questi pochi inizieranno a vedere scalfito questo loro privilegio di poter essere pagati per la loro creatività. Si è spento il microfono, però vabbè, in realtà avevo finito. Ah, sì, questo va. Di essere pagati per la loro creatività. E svaniranno delle professioni che sono creative. Il traduttore, cioè così torno sul mio ambito, no,
giuridico, il traduttore per il diritto d'autore è titolare di un diritto d'autore, non è un semplice esecutore di una traduzione. Quindi la traduzione di un romanzo fatta da Tizio e da Caio, Tizio e Caio hanno un diritto d'autore pieno sulla loro traduzione, che è considerata opera derivata del romanzo, dell'opera iniziale, dell'opera originaria. Se la traduzione è completamente automatizzata, non abbiamo più bisogno dei traduttori. Oppure se il traduttore la fa quasi al 90%, diciamo così, con un sistema automatizzato e la sua è una mera revisione, possiamo dire che sia frutto della sua creatività o ha fatto una mera validazione di un contenuto? Quindi vedete come è un attimo mettere in crisi dei riferimenti che invece il diritto d'autore ci aveva messo 3 secoli a mettere in piedi, perché il diritto d'autore ce lo portiamo dietro da circa insomma, dalla rivoluzione industriale, quindi dal 1700, 3 secoli di evoluzione, ha passato delle crisi che sono ovviamente legate all'impatto della tecnologia digitale, perché è arrivato il digitale, ha messo in crisi il concetto stesso di copia, di copyright, ma non si era mai posto il problema che l'attività creativa potesse venire da una macchina e non da un essere umano. Con questo ultimo passaggio, diciamo, quest'ultima rivoluzione, che tra l'altro abbiamo capito tutti che rimarrà, non è una cosa di passaggio, e andrà ad una velocità tale per cui non sappiamo bene l'anno prossimo a che punto saremo e cosa riusciranno a fare questi sistemi, effettivamente il ruolo autoriale, il ruolo di tutti quei soggetti che ruotano attorno alla macchina creativa è in crisi e va un attimo ripensato e rivisitato. Grazie. Grazie Simone, grazie.